applauso, grazie. Don't panic, eh? Don't panic. I do not mind. Thank you.
Che sono qui per celebrare la vostra unione. Sono il dottor Parisi, che non è potuto intervenire. Buonasera a tutti gli invitati. E, si procederà adesso, prima del rito civile, ufficiale, a delle letture. La prima lettura è sottomettersi l'uno all'altro. La seconda è se saprai starmi vicino, poi ci sarà il rito civile, e seguirete con la festa con le aforismi di Madre Teresa, di Papa Francesco, perché amo Madre Francesco. Io sono più nazionale di voi. Allora, tanti auguri e un forte, forte applauso a tutti. I'm very happy and honored to translate this for the English-speaking invited people. So, welcome everyone. We are very happy to have you here for the celebration of Mitra and Mariangela. So, the ritual will be introduced by two readings. The first reading is titled Submit One Another Out of Reverence of Christ. And the second reading is titled If You Know How to Stay Close to Me. Then these readings will be followed by a little statement and the reading of the quotes from Maria Teresa and from Pope Francis. And finally, Michele is going to read the Why I Love Mariangela. Thanks for coming and enjoy the celebration. Buon pomeriggio a tutti, tanti auguri. Okay. La lettura è sottomettersi l'uno all'altro. Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo. E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro, dell'acqua, accompagnandola alla parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno mai, infatti, ha preso in odio la propria carne. Al contrario, la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà alla sua donna, e i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito. Allora, in questo giorno speciale sono onorata di essere qui a festeggiare con voi. Voglio dedicarvi poche parole che, per quanto siano profonde, non riescono comunque ad esprimere tutta la mia emozione. Inizio da te, Michele, mio caro fratellino, piccolo di età, ma molto più grande di me, in tutto ciò che sei. Grazie. Grazie per aver creduto e avuto grandi aspettative su te stesso e su tutti noi che abbiamo la fortuna di esserti fratelli. Grazie per il senso di orgoglio che mi dai con tutti i tuoi successi e nello spingerti a superare tutti i limiti che la vita ti ha posto davanti. Grazie perché hai la capacità di dare così tanto nella vita senza mai pretendere nulla. Sei per me fonte di orgoglio e di ammirazione. Sei un esempio da seguire, è per questo che te ne sono grata. A te, Mariangela,
così dolce voglio esprimere tutta la mia felicità, mio diretto accanto a mio fratello, sapendo che la vostra unione non è altro che un completamento l'uno dell'altro. Mi piace concludere augurandovi tantissima felicità e che tutti i vostri sogni diventino realtà durante il percorso della vostra intenzione. E con tutto il cuore vi dedico questa poesia di Pablo Neruda. Se saprai starmi vicino. Se saprai starmi vicino, potremo essere diversi. Se il sole illuminerà entrambi, senza che le nostre ombre si sovrappongano, se riusciremo ad essere noi, in mezzo al mondo, insieme al mondo, piangere, ridere, vivere. Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo, non il ricordo di quello che eravamo. Se sapremo darci l'un l'altro, senza sapere chi sarà il primo e chi sarà l'ultimo. Se il nostro corpo canterà, se il tuo corpo canterà con il mio, perché insieme è gioia, allora sarà amore. E non sarà stato vano aspettarsi. Complimenti delle letture. Passiamo alla celebrazione. Tremo. Allora, e lei non parli di Michele, nato a San Severo, Foggia il 17.6.55. Cittadino italiano residente in Liguria, e lei Castillo Mariangela, nata a Potenza il 9972, italiano di cittadinanza, residente in Liguria. Sì. Siete venuti qui liberamente per contrarre il matrimonio? Sì. In osservanza delle leggi d'Ometura agli articoli 143, 144 e 147 del codice civile che regolano i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio. Articolo 143, diritti e doveri dei reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, di contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano fra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle pertinenti alla famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto l'articolo 315 bis. Lei, signor Lombardi Michele, intende prendere in moglie la qui presente signora Cassino Mariangela? Sì. Lei, signora Cassino Mariangela, intende prendere il marito di qui presente il signor Lombardi Michele? Sì, la voglio. I testimoni? Francesco. Allora. Allora, Bax Tiziana, nato a Potenza il 13.9.72, residente in Potenza, e Lombardi Francesco, nato a San Severo il 10.3.83, residente in San Severo. Hanno udito? Sì. 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 In nome della legge dichiaro che Lombardi Michele e Cassino Mariangela sono uniti in matrimonio.
Auguri. Doloroso lasciare qualcuno. Potresti dover morire per lui.
Quando ci si sposa si rinuncia a ogni cosa per amarsi reciprocamente. La madre dà la vita a suo figlio e soffre molto. Solo allora si ama sinceramente. La parola amore è così mal interpretata e abusata. Permesso, grazie e scusa. È importante ascoltarsi e mettere prima l'altro. Dobbiamo comunicare per la nostra serenità e felicità. Il matrimonio è un lavoro di tutti i giorni, un lavoro artigianale, un lavoro di oreficeria, perché il marito ha il compito di fare più donna alla moglie e la moglie ha il compito di fare più uomo al marito. Crescere è anche un'umanità come uomo e donna. E questo tocca a noi. Questo è ciò che significa crescere insieme. Non viene da nulla. Il matrimonio è un lungo viaggio che dura tutta la vita. Living together is an art, a patient, beautiful, fascinating journey. It does not end once you have won each other's love. Rather, it is precisely where it begins. This journey of every day has a few groups that can be summed up in three phrases. May I, thank you, and I'm sorry. It is so important to listen. We need to communicate to bring happiness and serenity to family life. Marriage is also an everyday task. I could say a craftsman's task. A girl needs work. Because the husband has the duty of making the wife more of a woman, and the wife has the duty of making the husband more of a man, growing also in their humanity as man and woman. And this we do together. This is called growing together. This does not come out of thin air. The marriage is a long journey that lasts for the whole life. Ok, io procederò a una lettura di alcuni miei pensieri perché amo Mariangela. Mi chiede il microfono. Ah, se no stronghiamo. No. Ok, farò delle letture di alcuni pensieri perché amo Mariangela. I will read some thoughts of why I love Mariangela. Leggerò in italiano, I will read in Italian, e dopo leggerò in inglese, e after I will read in English. Ok? Perché amo Mariangela? Ti amo per il tuo sguardo e il tuo sorriso. Ti amo per il tuo tocco gentile e premuroso. Amo tanto i tuoi baci. Ti amo per il modo in cui mi guardi e per il modo in cui brilli. Ti amo perché non mi hai mai lasciato e perché non ti perdi mai una fiction su Rai. Ti amo per il modo in cui mi conforti quando sono triste e per il modo in cui mi dai la forza di affrontare l'avversità della vita. Ti amo per il modo in cui mi baci sull'uscio della porta quando esco per andare in ufficio e quando ritorno dal lavoro con la bici. Ti amo per la tua pazienza, per la tua onestà e per il modo semplice di essere Mariangela. E soprattutto ti amo per il modo in cui mi ami. Now I start the English one, why I love Mariangela. I love you for your eyes and the way you smile.
I love your gentle touch, and I love your kisses so very, very much. I love the way you look at me, and I love your life. I love you because you never left me, and because you never miss an Italian TV series on Channel 1. I love the way you cheer me up when you find me with a frog, and always find nice words to raise my spirit when life has got me down, for example, after a journal desk rejection. I love you for the way you kiss me at the front door when I am back home from with my wife. I love you for your patience, your honesty, and your simple way of being Mariangelo. And most of all, I love you for the way you love me. Thank you. Grazie, a tutti. Ora ci sarà un finger buffet. E poi noi andiamo a fare le foto, poi ritorneremo e ci accomoderemo in sala per mangiare. Now there will be a finger buffet, and Mariangela and I, we will go to make some picture with and then we will be back and then we will start dining, ok? Dica però prima che mangiamo le pizze. Oggi è anche il compleanno di Mariangela. Happy birthday! Però dateci tempo così. Un attimo ragazzi, un attimo, aspettate, vi facciamo sfogare, però li dobbiamo anche prendere. Ora faremo una camminata sul tappeto e potete lanciare whatever. Attenzione alle pietre ragazzi. E you can throw whatever to us. When the photography say start, you can do that. Ok. Allora, al via dei fotografi. Andiamo noi via. Ok, un attimo. Vieni, vieni, vieni. Oh, l'hai aperto tu? No, vabbè, quel video, no worries. You do the right such a thing. You do that. Ragazzi, venite avanti, Asperosa! Ti faccio vedere. Ok, camminate.